prima mezz'ora veramente abbiamo schiacciato e abbiamo fatto subito due gol, che conta in calcio, e poi sicuramente abbiamo anche sofferto secondo tempo, perché hanno cambiato il sistema, hanno girato tanto dietro a me e Walter, è stato un po' difficile, ma i difensori sono stati veramente bravi, che non subire il gol, e alla fine conta il vittoria e abbiamo fatto oggi. Per me personalmente tutti i partiti contano, perché dobbiamo partire bene anche in campionato. Adesso dobbiamo cancellare la nostra bella partita oggi, perché contro l'Inter sarà un'altra partita, e dobbiamo mentalizzare bene e fare sempre ad altissimi livelli le nostre partite. In Champions hai 6 partite, devi dare il massimo per raggiungere obiettivi. In campionato hai 38 partite. Per me contano tutti, perché chi entra o chi sta fuori deve dare il massimo per fare una grande Napoli. 2 partite giocate, mancano ancora 4, può succedere tanto. Adesso cancelliamo questa partita, perché sabato sarà una partita importante per noi, e poi dopo nazionale vengono Parma e Bayern Monaco. Prima voglio ringraziarmi da tanti tifosi napoletani, perché calcio così è bellissimo, e noi vogliamo dare a loro queste vittorie, perché non è sempre facile in campo. Noi vogliamo vincere come i tifosi, ma ringrazio per loro, perché oggi sono stati veramente con noi, e così possiamo arrivare sempre in alto. Scusa Gokhan, l'ultima sull'Inter, te la devo fare. Proverete però un'Inter rigenerata anche dal cambio tecnico? Sicuramente morale hanno alto, hanno cambiato tanto. Per noi sarà una partita difficile come tutti gli altri. Sabato dobbiamo dare il massimo e poi si vedrà cosa facciamo. Mancano tante partite, sarà una bella partita, perché l'Inter è una grande squadra, grande società, e noi dobbiamo pensare a noi, migliorare sempre ogni partita e dimostrare al campo 100%. È stata una partita dura, un gran bel Villarreal anche, nel secondo tempo specialmente, anche dopo il secondo gol abbiamo tenuto palla, abbiamo creato. Abbiamo fatto bene, purtroppo questi due gol nei primi, in 2 minuti, diciamo, ci ha dato molto fastidio, quindi cosa che capita, dobbiamo andare avanti così. Sto pensando al presente, quello è il BRL, è la Liga, è la Champions, è la bella Coppa del Re, quindi spero di fare una grande stagione insieme ai miei compagni. Si fa dura per il girone? Si fa dura per il girone? Molto molto dura. Molto molto dura, siamo a 4 punti purtroppo dal Napoli, e niente, ci serve un piccolo miracolo, tutto può succedere. Abbiamo giocato bene, ma fortunatamente abbiamo commesso 2 errori, per questo il Napoli ha fatto questi 2 gol. Il girone è molto equilibrato, però Bayern e Napoli ora un po' avanti, per voi si fa dura, sperate ancora nella qualificazione o puntate solo al terzo posto? No, ancora puntiamo su queste partite che mancano. Penso che dobbiamo andare a Manchester a fare un bel risultato, e abbiamo 2 partite in casa, no? Dove abbiamo il bisogno di vincere. Se è un bel Napoli, penso che ha preso giocatori importanti, no? E niente, hanno giocato bene,